dove andiamo? Perché i cani e gli ebrei non possono entrare, babbo? Estate 1938, con il manifesto degli scienziati razzisti, il fascismo si prepara alla promulgazione delle leggi contro gli ebrei. Maurizio Valenzi, giovane ebreo antifascista nato in Tunisia, firma un saggio con lo pseudonimo di Andrea Mortara e lo pubblica nell'ex protettorato francese. Il libro giunge clandestinamente anche in Italia e ora viene ripubblicato per la prima volta. Ebrei italiani di fronte al razzismo, editrice 100 autori, a cura di Nico Pirozzi. E un angosciato grido di dolore lanciato da un uomo che avvertiva ciò che stava accadendo in Italia, questo abbraccio mortale tra Mussolini ed Hitler, che di lì a poco tempo avrebbe gettato anche l'Italia nella tragedia della Shoah. La tragedia della Shoah, che di recente il pubblico televisivo ha rivissuto attraverso la fiction dedicata ad Anna Frank, non deve mai essere dimenticata, come è stato sottolineato alla presentazione del libro a Napoli. Presenti Shlomo Venezia, testimone della Shoah, e i figli di Maurizio Valenzi, Marco e Lucia. Morto nel 2009 alle soglie dei 100 anni, Maurizio Valenzi è stato il primo sindaco comunista di Napoli. La riproposta di quel suo lontano saggio del 38 è un richiamo soprattutto ai giovani affinché coltivino il valore e la necessità della memoria.